Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sulla semplicità che dobbiamo avere nelle nostre relazioni con Dio. L'anima semplice ha capito l'unica cosa veramente necessaria, ovvero Dio solo. Essa può avere e ha di fatto molteplici occupazioni, ma in tutte e in ciascuna non cerca e non vede che il suo Signore. L'anima che vive nella semplicità non dà tanta importanza alla varietà delle occupazioni, essa ha un solo scopo, quello di piacere a Dio, tutto il resto è secondario, essa ha un solo movente, l'amore. Anche quando le capita la disgrazia di peccare, non si turba affatto, si pente di vero cuore, ma non rallenta il passo non cade nel devastante tranello dello scoraggiamento. L'anima semplice dunque non si abbatte, essa si pente e approfitta dell'esperienza negativa per meglio ancorarsi all'umiltà e non perde nulla della sua gioia. Padre Plus arriva a dire che l'anima santa non cerca di essere santa, ma di amare con tutto il cuore il che è diverso. Nel desiderio di essere santi lo sguardo è ancora rivolto sopra se stessi, quando si ama, no, si ama, ecco tutto, e si vuole amare sempre di più, e quindi si diventa veramente santi. L'anima semplice si sente spoglia di tutto, e se scopre in sé qualche cosa di bene, ammira questo dono di Dio come una meraviglia senza alcuna vanità personale. Da sé non può nulla, è vero, ma questa constatazione non la rattrista, come il bambino non si rattrista della sua impotenza, della sua debolezza, ma conta pienamente sui genitori. L'anima semplice ha dunque capito l'unica cosa veramente importante. Amare Dio. Dio è l'essere semplicissimo, mentre l'uomo complica tutto, e anche nelle cose spirituali e quindi religiose complica tremendamente il suo cammino. Scriveva pertanto un sacerdote sul finire della sua vita. Sono infinitamente stanco di tanti intrighi. Una volta credevo che ciò fosse indizio di profondità. No. La vita non sta in questo, Dio è infinitamente semplice. Il ritratto dell'anima semplice davanti a Dio si potrebbe tracciare in questo modo. Essa è virtuosa senza pensare che lo è, è orante senza badare alla forma e alla qualità della sua preghiera, è amante senza mirare che all'oggetto del suo amore progredisce. Ma senza preoccuparsi di notare tutti i passi e di cercare di vedere il proprio progresso. Anche nell'orazione l'anima semplice non ha più bisogno di molte considerazioni, la sua intelligenza si fissa su un'unica luce. Le riflessioni, eccellenti per altre anime, non l'aiutano più, anzi la impacciano. Appunto per questo gli scrittori spirituali hanno dato a questo modo di preghiera il nome di orazione di semplicità. Essa consiste in una attenzione amorosa rivolta a Dio. Tale attenzione amorosa può durare più o meno a lungo e sgorgare più o meno spontaneamente. Se poi a intervalli lo Spirito Santo vuole ricondurre l'anima semplice a una preghiera più laboriosa e che richiede l'uso di pensieri diversi e vari, essa non si scompone e obbedisce a questo impulso. Più l'anima diventa semplice e più Dio lavora e più Dio lavora e più l'anima diventa semplice. Dio lavora e vuole strappare da noi stessi ogni specie di complicazione e di moltiplicità. L'anima semplice non ha più bisogno di una grande varietà di esercizi spirituali, non cerca di moltiplicare o di variare le preghiere, preferisce invece vivere nella preghiera al singolare, ovvero vivere in una preghiera permanente. San Macario, celebre padre del deserto, insegnava che basterebbe anche soltanto ripetere: Signore, sia fatta la tua volontà. E si racconta di Pambone, altro padre del deserto, che ancor giovane si era visto consigliare un versetto della Sacra Scrittura. Lo meditò per nove anni di seguito, senza cambiare argomento. E così cari fratelli e sorelle siamo giunti al termine della meditazione, domandiamo a Maria bambina il dono di una orazione continua, semplice e profonda, che vada diretta al cuore di Dio. Ave o ammirabile pargoletta, chiuso giardino, impenetrabile alle creature, aperto solo allo sposo celeste, che si diletta di riposare tra i fiori delle tue eccelse virtù. O Giglio di Paradiso, fa che io m'innamori della vita umile e nascosta, fa che lo sposo celeste trovi la porta del mio cuore sempre aperta alle visite amorose delle sue grazie e delle sue ispirazioni. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, bambina, prega per noi. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca. Il Signore Onnipotente vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.